anni ormai è Black & Bernie International, noi dalla Giamaica, dall'isola della Giamaica, vi portiamo su un'altra isola. In questo caso vi portiamo in Giappone, perché proprio in questi giorni si è tenuta la prima mostra in assoluto in Italia di un grandissimo artista. Adesso vi posto subito la sua locandina perché davvero merita. Lui è Osamu Watanabe. E per noi a Milano, presso gli Asians Studies Group, presso i loro ufficiali, presso i loro studi ufficiali, c'è il dottor Paolo Cacciato. Ciao Paolo! Ciao Berni, ciao! Come va? Bene, bene, fa un po' freddo anche qua, però tutto bene. E in Giappone come si sta invece di solito? Ma meno freddo che qua a Milano, mi raccontava l'artista, ma insomma il clima e l'atmosfera che ci ha accompagnato in questi giorni ci ha scaldato, dai. E come sta andando la mostra? Ma al di là della neve, dei blocchi e dei problemi, abbiamo avuto diverse decine di ospiti già stamattina, quindi è stato molto molto piacevole. E sappiamo che l'artista per la prima volta propone in Italia e ha scelto Milano come prima tappa la sua arte, quindi io ho appena postato la locandina e devo dire che è molto golosa come iniziativa. Esatto, in cosa consiste l'arte di Osamu Watanabe? Ma ve lo faccio brevemente spiegare da lui, se preferite, visto che ce l'ho direttamente a fianco, e poi dopo insomma vi faccio una piccola traduzione volante, ok? Sì, va bene, tentiamo. Okay, grazie. Grazie a te. Nante Milano de Eranda Kutugana, Kasudatsu, Kolotenji no tamene. Sono ato a fake cream no mokuyo wa toka no imi wa nande shouka to kitemashita. Ok, ciao a tutti, il mio nome è Osamu Watanabe. Per un incontro ufficiale e speriamo che la cosa vada bene. Sì, alla fine tu
quindi il dottor Paolo Cacciato e anche Emanuele Calamari, che la settimana scorsa abbiamo avuto ospite qui al telefono, siete il nostro ponte fra l'Italia, in questo caso l'Odi, proprio, che è attivissima da questo punto di vista, e il Giappone. Quindi mai a credere davvero che in realtà a volte così piccole si possano celare delle realtà così grandi, un ponte umano di arte, di cultura immenso. Esatto, questo ci speriamo moltissimo. Io vi lascio salutare da Watanabe, se vi fa piacere, che è rimasto molto contento del vostro invito. E noi abbiamo già indossato il kimono. Addirittura. Ti ringrazio Berni, grazie anche dell'intervento, vi passo sì. L'artista. Grazie a te Paolo, a presto. Grazie, ma sai con i vari, arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Ciao Berni, grazie mille. Ciao a voi, un bacio, un sorriso a tutti. Ciao.